Bentornato, io sono Pasquale. Agli albori del canale ho recensito a modo mio il libro di Robert Kiyosaki, Padre ricco, padre povero, e ne ho definito la potenza illuminante che è in grado di trasmettere attraverso il suo unico e singolo argomento, il suo unico singolo filo conduttore. Capire come diventare ricchi e come questo possa essere raggiunto da tutti, se si applicano ovviamente alcune semplici regole, è stata per me un'illuminazione. Ovviamente non è una sicurezza di riuscita in questo obiettivo, ma un ottimo punto di lancio. Però è con i quadranti del cash flow che Robert Kiyosaki completa, secondo me, questo cerchio che appunto è stato iniziato con padre ricco, padre povero. In questo libro che vado a recensire oggi vengono date alcune azioni pratiche su come muoversi e soprattutto come bisogna, con criterio e criticità, criticare se stessi. E se non lo hai notato, non ho detto criceto, ma potevo dirlo dopo criterio, criticità e criticare. Comunque, mi sto incartando, ma ora recupero. Questo libro potrebbe essere definito come la seconda metà della mela che Robert Kiyosaki ti ha presentato a fine pasto, ma la stai mangiando in due momenti diversi, perché secondo me hai bisogno di entrambi i libri per vincere al gioco che la vita, soprattutto la parte economica della vita. Invece di fare come le altre recensioni ed elencarti da subito quello che un po' tutti fanno con questo libro, vorrei prima darti un'idea che sia principalmente di ampio respiro e poi magari darti anche qualche altro dettaglio in più sui quadranti e i tipi di investitori dei quali Robert Kiyosaki parla nei quadranti appunto del cash flow. L'idea portante di questo libro è che in qualunque parte della tua vita tu sia qualunque tipologia di investitore tu sia, qualunque tipo di lavoro tu stia facendo in questo momento, non sei mai in ritardo per cambiare rotta. E questo secondo me è un punto ed è il punto principale del libro. Prima ancora della parte descrittiva, Kiyosaki comincia a spiegare le tipologie di investitore, oppure di come funzionano i quattro quadranti del cash flow. E ora ci arriviamo a descrivere il tutto, ma prima di continuare, come sempre, ti volevo ricordare che io non sono assolutamente un trader professionista, neanche un consulente finanziario, e che qualsiasi opinione che andrò a esprimere qui in questo video è semplicemente dato dal fatto che è il frutto delle mie opinioni personali e non sono assolutamente né un invito ad investire né tantomeno una consulenza finanziaria. I punti cardine che trovi nei quadranti del cash flow sono anche quelli menzionati in padre ricco, padre povero, ma per riassumere sono prima di tutto modificare completamente il tuo modo di pensare all'investimento, ma prima partendo da te stesso. Devi prima di tutto cambiare il modo in cui ti pensi, in cui ti pensi riguardo a determinati argomenti. Prima di tutto mettendo dei paletti a breve termine, poi quelli a medio termine e poi a lungo termine, con degli obiettivi che siano ben precisi ed un arco temporale che sia ben definito. Il secondo aspetto è quello di capire bene gli investimenti. È importante. Per cui devi studiare come si investe e le dinamiche che sono coinvolte nei vari investimenti che andrai poi a decidere di fare. Non ha senso fare gestire i tuoi soldi a una persona terza, perché si tratta dei tuoi soldi. Puoi trovare in maniera positiva persone che ti influenzino in maniera positiva e che possono essere le tue guide, che ti aiutino a capire gli errori che hanno fatto loro in modo che tu non debba ripeterli. E così stai pianificando il tuo futuro. Come dice Napoleon Hill in Pensa e arricchisci te stesso, ogni errore non è una cosa negativa, gli errori non sono delle negatività, ma sono una crescita, una scuola per crescere da noi stessi. Solo così il tuo modo di approcciarti mentalmente alla vita sarà diverso. Kiyosaki chiede di muoversi dalla paura di rischiare alla gestione del rischio stesso, dalla confortevole sicurezza alla completa libertà, a come essere propositivi e per cui a trasformare la frase in non posso permettermelo in come posso permettermelo? Per cui, secondo il mio modesto parere, la storia dei quadranti è solo una mera semplificazione di qualcosa che c'è molto di più profondo e molto più importante nel libro e che magari non si vuole far intendere subito perché deve essere un po' un ragionamento e che il libro ti vuole portare appunto a fare, ti vuole cambiare in meglio. A proposito, prima di continuare, ma non mi devo dimenticare di chiederti di iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche così da non perderti nessun video successivo. Nel caso in cui ovviamente questi contenuti siano di gradimento, ovviamente ti chiedo di lasciare anche un pollice in su. Dopo questa pappardella filosofica, si dice pappardella, no?
In ogni caso, dopo questo malloppone degno di Plutarco, passiamo alla parte semplice del libro, che è quella più pratica, cioè dei quattro quadranti del cash flow, i quattro quadranti e di tipologie degli investitori. I quadranti sono quattro, la D, la A, la T e la I. Le lettere stanno a significare D come dipendente, A come autonomo, T come titolare, E nel senso di imprenditore ovviamente, e infine I come investitore. Nel quadrante di sinistra ci sono il dipendente e l'autonomo, e che hanno un enorme limite, che è il tempo. Qualunque possa essere il loro guadagno, è limitato comunque dal tempo in cui possono lavorare. Oggi l'italiano è andato via. E l'unico modo di crescere economicamente è o di lavorare di più, o di trovare un'occupazione con uno stipendio o una paga oraria, nel caso dell'autonomo, che sia più alta possibile. Nei due quadranti di destra invece abbiamo il titolare e l'investitore, che sono due categorie che sono slegate completamente dalla variante tempo, in quanto c'è qualcuno, nel caso del titolare, o qualcosa, nel caso dell'investitore, che produce rendite passive che non sono legate al tempo stesso. Questo concetto, che può sembrare ovvio, in realtà non lo è, perché molta gente invece ama alla follia il proprio lavoro e starebbe anche 24 ore al giorno a farlo. Ma non è detto, così come appunto anche Kiyosaki dice, che i quadranti siano fissi, ma anzi si possono creare degli ibridi fra due o più quadranti, oppure traslare da uno all'altro. L'importante è studiare cosa si intende fare per avere rendite dai quadranti di destra e non buttarsi a capofitto in qualcosa che ancora non si capisce e non si conosce con pienezza. Poi si passa all'analisi dei vari tipi di investitori. Ce ne sono tantissime, ma per dire quelle un po' più cattivi, si passa da quelli che non vogliono sapere niente, che affidano i propri soldi a terze persone o organizzazioni, i cinici, quelli che pensano di essere i più furbi, direi io, quelli che leggono qualsiasi cosa, qualunque notizia, pensano di avere l'oro in mano e che poi, perdendo tutto quello che hanno investito, dicono che il sistema è corrotto e che non è colpa loro. E si va via via a salire verso magari l'investitore cosciente, che invece conosce il proprio investimento e i rischi connessi ad esso. Ma qui non devo fare spoiler, il libro lo devi leggere. In conclusione, questo libro non può mancare assolutamente, secondo il mio modesto parere, nella tua libreria di casa, a meno che non c'è un Kindle, per cui è un altro discorso, se il tuo obiettivo è quello di migliorare la tua performance negli investimenti, nella finanza e nel risparmio. Ma se soprattutto, e ci tengo a sottolineare questo, soprattutto se vuoi crescere il tuo modo di essere e di approcciare le cose mentalmente in un'ottica un po' diversa. È un libro che ti cambia completamente, secondo me. Trovi il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare. E ricorda che lo puoi prendere anche, come ho fatto io, via Kindle, perché se hai una libreria piena e la moglie ti dice casa o libro, scegli casa. Anche perché ovviamente non ho più spazio per i libri fisici qua dentro. Fammi sapere cosa ne pensi di questo libro, se l'ho già letto. Io ti ho dato la mia opinione sui quadranti del cash flow. Se lo hai già letto o se intendi comprarlo, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che queste mie informazioni e queste mie opinioni siano state di tuo gradimento e di tuo interesse. Se tu ne hai altre informazioni o opinioni, mi farebbe molto ma molto piacere se le lasciassi condividendole in un commento qui sotto nella sezione apposita, così che possiamo io e te aiutare altre persone che sono alle prime armi come noi a capire meglio questo argomento. Se poi il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto, ti lascio andare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!